Cremici, buongiorno. E come vedete ho un po' ricreato questa situazione che vorrebbe riproporci un ambiente ospedaliero. Vi è un separé dietro di me, la bombola d'ossigeno così preziosa per gli ammalati di coronavirus. E poi l'acqua. Come mai questi oggetti e questa ambientazione? Perché nel Vangelo di oggi vedremo un fariseo che desidera incontrarsi con Gesù e con lui parlare del regno di Dio, ma si vergogna e va di notte a trovarlo e gli confida che i segni che fa Gesù non li fa nessuno. E in questo dialogo che si crea tra i due, Gesù esce con una frase un po' misteriosa, che per capire il mistero del regno di Dio bisogna rinascere. Questo rinascere non è ben compreso dal fariseo, che pensa che bisogna rientrare nel grembo della propria madre. E Gesù allora cerca di spiegare questo concetto del rinascere, dicendo che bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. E se noi ci pensiamo bene, ci rendiamo conto che per rinascere anche come popolo, come persone, per poter ritornare alla vita, dobbiamo continuamente lavarci le mani, e per chi è in situazione di gravità deve riappropriarsi di aria, di ossigeno, in un certo senso di spirito. Fuori metafora, queste immagini servono a Gesù quasi per annunciare il battesimo, quel battesimo che viene prefigurato già nel diluvio universale, quell'acqua che purifica tutto il male del mondo e permette a quell'arca di umanità e di natura che si era preservata di ripopolare la terra. Ora, a tanti che sono guariti dal coronavirus, grazie all'aria, allo spirito anche di solidarietà che hanno respirato negli ospedali, a tanti di questi veniva chiesto com'è e molti dicevano è come rinascere, è come ritornare in vita. Allora nel Vangelo di oggi Gesù ci ripete questo: vuoi rinascere, vuoi lasciarti alle spalle un mondo malato, l'uomo vecchio? Bene, tuffati nell'acqua della solidarietà, dell'amore di Dio che ti purifica e ti avvolge e riempiti i polmoni, riempiti la vita dell'aria sana, dello spirito di Dio, dello spirito della sua vita, dello spirito del bene.